di strade piene, vecchi alberghi trasformati. Tu scrivi anche di notte, perché di notte non dormi mai. Buio anche tra i falchi, tra ragazzi come te. Tu canti, smetti e canti, sai che non. Se c'è pioggia non suonerà. Quanti interurbane per dire come stai, raccontare dei successi, dei fischi non parlarne mai. E se ti fermi, convinto che mi si può ricordare, hai davanti un altro viaggio, una città per cantare. Alle ragazze non chiedo niente, perché niente ti posso dare. Se il tuo nome non è sui giornali, o si fa dimenticare. Se diventano una e finisci per dimenticare, o la confondi con la luna. Ma quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare, hai davanti un altro viaggio, una città per cantare. Abbiamo bisogno di parole per spiegare quello che è nascosto in fondo al nostro cuore. Grazie, ancora un applauso per Ron che ci ha emozionato, che ci ha fatto questo regalo, regalo alla città, regalo a noi, regalo a me, grazie Ron. Mi raccomando, perché quando non ci sono bisogno di parole, le cose vuol dire che si sanno, lo sappiamo cosa votare, giusto?
E quando si è convinti di quello che abbiamo dentro e non si hanno parole da dire, quello che abbiamo detto dobbiamo passarlo con un fogliettino nella taschina di qualcun altro per ricordargli che c'è qualcuno che non ha bisogno di parole a volte, perché quello che ha è nel suo cuore, davvero. Grazie, grazie mille. Grazie davvero, di parole ne abbiamo dette tante in queste settimane, in questi mesi, tanto lavoro. Ora davvero basta, ora davvero andiamo con le ultime risorse a convincere gli ultimi indecisi, e di cuore vi dico un grazie. Questa sera era un concerto per dirvi grazie, e davvero usciamo da questa piazza con l'energia, la voglia, la consapevolezza che vogliamo vincere e che rivinceremo la città di Pavia. Grazie a tutti, grazie per questa magnifica esperienza che è stata anche questa campagna elettorale, e ora andiamo a continuare il lavoro a Palazzo Mezzamarva e andiamo a vincere domenica 8 giugno, si vota dalle 7 alle 23. Grazie a tutti, grazie! Serena, una campagna che dà l'idea di una speranza del futuro. Plasticamente l'avete visto in piazza, i due gazebo, da una parte Musilunghi, qualche assessore costretto lì a dare i volantini, dall'altra parte una serie di persone così. C'è un dato evidente, che la maggioranza dei pavesi ha detto che non vuole più questa amministrazione, l'ha detto molto chiaramente, l'ha detto votando anche altri candidati, è vero, però ha detto questo, non ha detto altro, perché si poneva quasi come una specie di referendum. Bene, il referendum c'è stato, il risultato c'è stato, e adesso senza più 9 candidati, 20 liste, non so più quante fossero, ci sarà una scelta molto semplice sulla scheda: due nomi, qualche simbolo e, come ho già avuto modo di dire, due stili, due metodi, due modi di pensare alla cosa pubblica. Io vi posso solo dire che il nostro, vi posso dire com'è il nostro, perché dell'altro sinceramente non ci interessa, perché è il passato. L'altro modo è quello del passato, l'altro modo è quello che ha arruolato tra le sue file i peggiori saltafossi della politica pavese, quelli che sono stati un po' di qua, un po' di là, poi sono tornati là, e meno male che sono rimasti di là, meno male, stiamo meglio così. Adesso la cosa molto semplice è questa: ricordiamo questa sera, domani e anche domenica le persone
che si va a votare, ricordiamolo, non è una banalità. Domenica dalle 7 alle 23, come al solito, si va a votare. Si va a votare per il ballottaggio, è sufficiente tracciare una croce o sul nome del candidato o nel riquadro comunque. Ricordati di non esprimere più preferenze, sembra una sciocchezza, ma qualcuno dice ti devo, non a me, a qualcuno dei candidati consiglia e dice ti devo votare ancora, no basta, grazie, non rischiamo di rendere nulla alla scheda, basta una croce. Perché? Perché c'è da fare questa croce, se ve lo chiedono? Beh, perché Pavia ha bisogno di innestare un'altra marcia, perché Pavia ha bisogno di una classe di amministratori con la testa sulle spalle, con la voglia di lavorare, di faticare come abbiamo fatto in questa campagna elettorale e col desiderio di cambiare questa città riavvicinando l'amministrazione ai cittadini profondamente, nel senso della partecipazione e della pulizia. Partecipazione e pulizia che sono due elementi fondamentali. La pulizia vuol dire pulire le strade, è vero, ma vuol dire pulire anche la politica in questo senso. Questi sono due messaggi fondamentali. Far partire le persone, comunicare un senso di entusiasmo, di voglia di lavorare in modo trasparente, libero dagli schemi, libero dalle correnti, libero dagli orpelli anche di partito. Questo è un punto da cui non si torna indietro nel fare politica a Pavia. Non torneremo indietro da questo punto. E quindi, quando dopo lunedì dovrò scegliere gli assessori della futura giunta, lo farò liberamente, lo farò io. Lo farò io pescando anche nella società, andando a prendere persone che abbiano voglia di lavorare, capacità, e me ne fregherò delle correnti assolutamente. Perché accidenti, voglio ricordare che insomma c'è stato il lavoro di tanti, ma un pezzetto, permettetemelo, un po' di questa vittoria sarà anche il mio. Perché da lunedì notte, io ne sono convinto, Pavia avrà un nuovo sindaco. Grazie.